Iginio Massari, presidente di questo concorso, un concorso importante, 30 scuole hanno partecipato, ci eravamo visti all'inaugurazione e alla presentazione del concorso. Ecco, dimmi tu i vincitori, parla tu. Il vincitore è già una scuola che si è affermata negli ultimi quinquenni, hanno vinto due campionati italiani. L'anno scorso si erano classificati a questo concorso al secondo posto, erano molto agitati perché dovevano andare a partecipare a un campionato europeo e si sono visti surclassati da un'altra scuola. E i concorsi, specialmente con i giovani, tutti gli anni si cambia storia perché si conquistano i concorsi con le conoscenze e con la manualità. La manualità avviene solo ripetendo le stesse gestualità e si perfeziona se funziona il cervello. Questa scuola ha vinto a pieno merito, complimenti. Sono rimasto un attimo un po' deluso sulla scuola di Desenzano e di Idro perché nelle preselezioni erano al primo e al secondo posto. E non sono riuscito a capire questa defiance nella finale. Mi aspettavo un primo e un secondo posto nelle scuole bresciane e sarebbe stato duro annunciarlo comunque in un concorso internazionale, ma dato sono per l'onore al merito e cerco di fare le cose con serietà, tanto è vero che è stata posta fuori dal concorso anche Malta, benché moralmente aveva vinto il concorso con 90 punti più di quella che si è classificata prima in definitiva. E perciò spero che il prossimo concorso una scuola bresciana riesca a avere il primato perché hanno degli ottimi insegnanti. Narcisa Brassesco è il prefetto di Brescia che ha voluto essere presente oggi a questa cerimonia di premiazione doppiamente in qualità di prefetto ma anche per consegnare una medaglia importante, quella del Presidente della Repubblica. Quarto trofeo di concorso per questo trofeo importante per la nostra provincia internazionale. Sì, molto importante, è stata una bellissima manifestazione e ho visto dei giovani speranzosi nel futuro, che auguro loro sia il migliore. La cucina per noi italiani è molto importante, lo è la sala, lo è l'aspetto del sommelier e anche quello dei formaggi. È stato un premio articolato molto bene, complimenti. Una donna che vede i giovani che si avvicinano a questa arte. Siamo maestri in Italia ma abbiamo visto che però gli stranieri ci battono anche. Beh, sono prove nelle quali giocano tanti fattori e quindi non mi sentirei così. È bello che ci siano anche altri popoli che sanno apprezzare i nostri prodotti, considerato che erano alla base di questa cucina e quindi la valorizzazione data da altri è altrettanto importante, davvero. Una fra le personalità felici è l'assessore all'agricoltura provincia di Brescia, Gianfranco Tomasoni. Felice non tanto perché è finito il concorso, ma perché è stato, credo, un grande successo di partecipanti, di risultati con qualche sorpresa, ma comunque il successo dei nostri prodotti anche. Sì, davvero un grande successo. Questa è stata una manifestazione molto apprezzata, soprattutto per la grandissima qualità e la professionalità dimostrata dai ragazzi in concorso. I punteggi di queste scuole sono davvero molto vicini. Ha vinto una scuola, ma poteva vincere anche quella che è arrivata fra virgolette ultima, perché su migliaia di punti la differenza è qualche decina di punto, perciò dimostra la grandissima preparazione di questi ragazzi, l'attaccamento al lavoro e la passione per quello che fanno. In più la provincia di Brescia utilizza questo concorso per promuovere i suoi prodotti, perciò ben vengano questi concorsi e io spero che anche l'anno prossimo, con l'aiuto di tutti gli sponsor e delle istituzioni, riusciremo a concludere anche l'anno prossimo.